La Voce 24 News. Campania. Giunto alla sua 31esima edizione Comuni Ricicloni, sono 83 gli esempi virtuosi in Campania. Campania. Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, nominato responsabile delle politiche energetiche e Green Deal, per Forza Italia. Sala Consilina, Salerno. Nella chiesa di Sant'Antonio a Sala Consilina, questa sera alle 19, si terrà un incontro pubblico per l'ambiente. Sapri, Salerno. Iniziata la rassegna culturale del DLF Sapri, presentato ieri sera il libro di Vito Rizzo, Carlo Acutis. Ispani, Salerno. Questa sera alle ore 22, nel fantastico borgo medievale del Golfo di Policastro, si terrà una serata musicale all'insegna del jazz. Basilicata. Autonomia differenziata, l'appello di Amendola del PD, Bardi tolga la firma della Basilicata da questo atto scellerato. Calabria. Sucullo presidente Anci ha dichiarato: come presidente dei sindaci calabresi, ho più volte sottolineato la necessità di modificare la legge sull'autonomia differenziata. Campania News. Campania. Giunto alla sua 31esima edizione Comuni Ricicloni, il dossier di Legambiente che fotografa e premia dal 1994 i comuni con i migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo di implementare la raccolta differenziata nel nostro paese. I dati raccolti nell'edizione 2024 un quadro positivo anche per la nostra regione, in particolare per quanto riguarda i comuni cosiddetti rifiuti free. Sono 83 gli esempi virtuosi in Campania. Nella prima tabella, quella che elenca i comuni con meno di 5.000 abitanti, troviamo diversi comuni dell'area del Vallo di Diano, della Valle del Tanagro e degli Aburni, Ottati, Piaggine, Sicignano degli Alburni, Sanza, Petina, Casalbuono e Rofrano. Tra i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti è presente solo Montesano sulla Marcellana. Campania. Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, nominato responsabile delle politiche energetiche e Green Deal, per Forza Italia in Campania. È stato annunciato da Fulvio Martuscello, coordinatore degli Azzurri Campani. Martuscello ha tenuto a sottolineare l'importanza dell'adesione di Fortunato, definendola come un'adesione importante e significativa che radicherà ancora di più Forza Italia in provincia di Salerno. Un passo strategico per rafforzare la presenza e l'influenza del partito sul territorio salernitano, provincia chiave della regione Campania. Una nomina che riflette l'attenzione di Forza Italia verso le questioni ambientali e energetiche, ponendo l'accento sulla necessità di politiche innovative e sostenibili. Sala Consilina, Salerno. Nella chiesa di Sant'Antonio a Sala Consilina, questa sera alle 19, si terrà un incontro pubblico per l'ambiente. Un evento che vede insieme l'associazione Schierarsi, Legambiente, il comitato Ruris, il comitato No all'elettrosmog. Temiamo, scrivono dal comitato Ruris, si stia verificando un vero e proprio delitto ambientale in località Fonti a Sala Consilina. Tutti ormai sapete della puzza che incombe sui cittadini di Fonti da quasi 2 anni, e che rende impossibile respirare o semplicemente godersi una serata estiva con le finestre aperte. È una bomba ecologica pronta ad esplodere. Non possiamo continuare a subire la puzza irrespirabile di fogne mescolata alla chimica per ridurne l'intensità. Il futuro è già compromesso sia da un punto di vista di svalutazione dei beni immobili di proprietà di cittadini che per lo stato psicofisico di alcuni residenti. Sapri, Salerno. Presentato ieri sera il libro di Vito Rizzo, Carlo Acutis. Alla manifestazione, organizzata dal Dopolavoro Ferroviario, presieduto da Vincenzo Ferraro, e presentata e moderata da Angelo Carelli, sono intervenuti il sindaco Antonio Gentile, i parroci Don Enzo Morabito e Don Raffaele Brusco, la dirigente scolastica Maria Teresa Tancredi e, naturalmente, l'autore del libro Vito Rizzo. Con la presentazione di ieri sera ha preso inizio la rassegna culturale organizzata dal DLF Sapri, in collaborazione con la Proloco Sapri, che si concluderà il 5 settembre 2024. Sul canale YouTube di La Voce del Meridione, nella rubrica La Notizia, il servizio completo e l'intervista all'autore a cura di Tonino Luppino. Ispani,
Salerno. Questa sera alle ore 22, nel fantastico borgo medievale del Golfo di Policastro, si terrà una serata musicale all'insegna del jazz, Ray Gelato e The Giants, organizzata da Cilento Jazz e Hispani Jazz con il patrocinio del Comune di Hispani della Proloco e Regione Campania e Parco Nazionale del Cilento. Inizio spettacolo ore 22, ingresso gratuito. Calabria News. Calabria. Sucurro presidente ANCI calabrese ha dichiarato: come presidente dei sindaci calabresi, ho più volte sottolineato la necessità di modificare la legge sull'autonomia differenziata, che, per come approvata, rischia di compromettere il futuro del nostro territorio. Siamo infatti convinti che, al di là delle bandiere della politica, si debba agire sempre nell'interesse dei cittadini. Rosaria Sucurro, sindaca di Forza Italia della città di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Questo è il nostro dovere, ha aggiunto Sucurro alla guida di un esecutivo di centrodestra. Basilicata News. Basilicata. Autonomia differenziata, l'appello di Amendola del PD. Bardi tolga la firma della Basilicata da questo atto scellerato. Condivisibili le preoccupazioni di Confindustria Basilicata espresse nella lettera del presidente Francesco Somma agli eletti nel territorio, che in vista dell'approvazione della legge sull'autonomia differenziata lancia un appello sulle pesanti ricadute che potrebbe avere sullo sviluppo del territorio lucano, le imprese, la scuola e la sanità. Anche dagli industriali arrivano preoccupazioni dopo le mobilitazioni dei sindacati e del mondo associativo di questi mesi rispetto ad un provvedimento destinato a spaccare in due l'Italia, abbandonando tutto il Mezzogiorno al suo destino. Un provvedimento talmente sbagliato da preoccupare ogni segmento dell'economia, dai lavoratori alle imprese. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.